Italia. Sotto di due gol, dopo il primo tempo, i rossoneri sono riusciti a rimontare e chiudere la partita vincendo per 3-2. Una prova d'orgoglio per la squadra di Capello, che dunque ora guarda con più ottimismo al futuro. E la conferma di una squadra ritrovata potrebbe arrivare già domenica in campionato, dove il Milan affronterà il Lecce a San Siro. Volte dalla Sampdoria. Segnano Tovaglieri e Bogossian sfruttando errori rossoneri, ma anche la loro grande capacità sotto porta. I pochi intimi presenti a San Siro fischiano, il Milan gioca ma fa tanta confusione, soprattutto in stato confusionale è Kluivert. Poi però cambia tutto, Capello nella ripresa manda in campo Weah Maini e i due mettono a segno le reti che prima riducono lo svantaggio e poi portano il Milan in parità. Ma non è finita, Kluivert, dopo aver sprecato l'inenarrabile, a tempo scaduto realizza il terzo gol, tanto da rendere il ritorno che si giocherà il 19 novembre a Genova apertissimo. Loris, passione. La partita con il Milan che vi ha lasciato un po' di amaro in bocca. Sicuramente, perché dopo primo tempo dove vincevamo 2-0, a fine abbiamo perso 3-2 e sicuramente dopodiché siamo rimasti un po' amareggiati. Comunque è rimasta ancora una partita. Oppure vedi che ci sono ancora dei problemi, soprattutto in difesa? Ma ci sono problemi, come penso che più o meno ci hanno tutte le squadre. Bisogna rischiare di meno perché anche certe volte noi, come mister vuole, andiamo fuori gioco, giochiamo diciamo con fuori gioco, anche quando siamo 4 contro 2 noi andiamo a giocare con fuori gioco, però abbiamo dimostrato che possiamo giocare a pari con il Milan, bisogna vincere partita di ritorno e siamo a posto.